Grazie Presidente. Allora, questo atto ha avuto subito una condivisione trasversale di tutti i membri della Commissione e quindi anche di tutti i partiti politici, il che significa che evidentemente abbiamo tutti riscontrato la necessità di colmare questo vuoto normativo, cioè il bisogno che venga fatta una legge ad hoc sulla professione di guida turistica. Cerchiamo adesso di fare un excursus storico. Diciamo che l'abilitazione veniva a suo tempo rilasciata dagli enti territoriali, quindi regioni e province. Ovviamente questo comportava anche una differenza di normativa da regione a regione. Successivamente poi, in seguito, si è dovuto recepire le direttive europee, quindi la 2005/36 e la 2006/123, la ex Bolkestein, sulla libera circolazione di persone, mezzi e servizi, nelle quali tra l'altro si parla anche di eventuali limiti imperativi dettati dall'interesse pubblico e fra questi nell'elenco vi è la tutela del patrimonio culturale. Si è cercato di porre rimedio al caos normativo rinviando anche ai decreti ministeriali, nonché con la legge 197/2013. Il tutto è stato poi annullato con le sentenze dei ricorsi al TAR e dal Consiglio di Stato, quindi ci ritroviamo nuovamente con una totale mancanza di disciplina organica e di una vera e propria legge sulla professione di guida turistica. Ora, il punto non è tanto se da Milano o da Berlino o da Napoli possano venire a esercitare a Roma, perché questo è sacrosanto. Il punto è dato proprio dalla qualità del servizio che si dovrebbe offrire. D'altronde, in una città come Roma, che ha un patrimonio artistico infinito e complesso, con una storia millenaria, con i suoi 195 siti archeologici, 274 tra giardini, ville e parchi, 40 ville storiche. Roma è praticamente l'emblema di quello che possiamo trovare in tutta Italia. Le guide turistiche sono quindi chiamate a descrivere un vasto e immenso patrimonio artistico che richiede una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali del territorio. Tra l'altro è anche la più verde d'Europa, passando quindi dall'ambito archeologico al medievale, al classico, allo storico, all'artistico. Bisogna quindi che le nostre guide turistiche siano all'altezza del ruolo che sono richiamate a coprire, quindi per noi sono dei veri e propri ambasciatori di un patrimonio infinito e complesso. Ambasciatori del Made in Italy, da cui può dipendere la voglia e il desiderio di tornare a visitare nuovi siti e monumenti meno noti, ovvero sconosciuti. Assumono quindi la funzione anche, a mio avviso, di sensibilizzatori, cioè al rispetto dei monumenti. E qui magari, se riuscissimo a evitare e anche a far capire che le fontane storiche non sono delle piscine, ovviamente questo aiuta. Facendo quindi calare il turista in una vera e propria esperienza unica. Sono un vero e proprio biglietto da visita della città e contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale, il che è ovviamente diverso da fornire una prestazione di servizi legati agli aspetti più pratici del vivere, all'accompagnare il turista negli spostamenti, all'andarlo a prendere in aeroporto. Servizi che sono comunque importanti ed essenziali per il turista, ma che non vanno in concorrenza con la professione di guida turistica. Sono due livelli diversi, entrambi importanti. L'uno non esclude l'altro. Le nostre guide abilitate, tra l'altro, sono spesso storici dell'arte, archeologi, anche con più lauree. Sottolineo quindi la necessità della qualità della preparazione e quindi, a fronte di questo, in premessa di ciò, noi impegniamo la Sindaca e la Giunta a rappresentare nelle opportune sedi istituzionali competenti, quindi Parlamento e Governo, di promuovere un nuovo quadro normativo che superi la legge 97 all'articolo 3 anche del 6 agosto 2013 con un'apposita legge
sulla professione di guida turistica. Io vorrei anche aggiungere e leggere soprattutto una delle tante lettere che mi sono arrivate, in questo caso la Presidente delle Guide Turistiche della Regione Liguria, perché sintetizza bene il senso e la ratio di questa mozione. Gentilissimi, abbiamo appreso che il 19 marzo la vostra Commissione ha approvato all'unanimità la mozione a sostegno delle guide turistiche di Roma e abbiamo letto il testo che perfettamente delinea le questioni a proposito della nostra professione. Desideriamo esprimere a tutti i componenti della Commissione, in special modo alla Presidente, la nostra gratitudine per questo atto, a difesa della professionalità delle migliaia di guide italiane che hanno speso anni di studio per acquisire l'abilitazione e che continuano a dedicare il loro tempo ad aggiornamenti per mantenere le competenze necessarie e altissimi standard qualitativi. Ci dispiace che alcuni abbiano voluto giudicare la mozione come una chiusura verso possibili esami di abilitazione. Chi conosce la materia comprende che il testo va anzi a sollecitare il Parlamento a legiferare per poter finalmente indire nuove prove abilitative per le future guide. E io aggiungo tra l'altro che magari fare l'esame, se non ogni anno, ogni due, sarebbe auspicabile. Anche se il turismo è materia statale, riteniamo importantissimo che Roma Capitale, luogo simbolo della civiltà della nostra nazione, il cui intero centro storico è sito UNESCO, si faccia portavoce presso il governo delle problematiche e delle istanze che tutte le città italiane sentono fortemente. A causa dell'attuare si attiverà presso la Regione Liguria e i maggiori comuni del territorio, al fine di far approvare una mozione simile. Speriamo che, unendo le forze, la gravità del problema arrivi forte al Parlamento e che tutti i rappresentanti politici diano la priorità alla professionalità, alla difesa dei beni culturali e alla specificità del nostro Paese. Nel ringraziarvi vi sollecitiamo ad andare avanti su questa linea, non solo per i colleghi romani, ma per il lavoro e il futuro di tutte le guide d'Italia. Ecco, io direi che sintetizza molto bene, tra l'altro era un ringraziamento anche a tutti i componenti della Commissione e all'Aula. Grazie. A lei, consigliera.